squadre già schierate a centrocampo qui allo stadio milanese di San Siro. Vedete intanto inquadrati 11 poliziotti francesi che sono in visita alla polizia italiana e sono presenti qui a San Siro. Un San Siro che per l'occasione apre il suo terzo anello, 83.000 biglietti venduti per un incasso superiore ai 3 miliardi di lire. San Siro chiuderà i battenti subito dopo questa partita perché occorre rifare il manto erboso che è in condizioni tutt'altro che buone. Grande attesa per questa seconda finale di Coppa Italia tra Milan e Juventus, 0-0 a Torino all'andata. Qualche veleno ancora sulla partita di oggi, veleno derivante dalle ultime vicende del campionato, ma grande entusiasmo per questa partita che vede di fronte due delle squadre più amate d'Italia. Mentre la partita ha avuto inizio, mi piace sottolineare in questa sede il senso di responsabilità e di rispetto per l'utenza dei lavoratori della linea di produzione 5 per i mondiali, che pur nell'ambito dell'avvertenza in atto per il rinnovo del contratto di lavoro assicurano il regolare svolgimento di questa nostra ripresa. Dirige la partita il signor Delia di Salerno. Le formazioni: Milan in campo con Giovanni Galli, Tassotti e Costa Curta, Colombo, Filippo Galli e Baresi, Donadoni, Rijkaard, Van Basten, Evani, Massaro. C'è un calcio di punizione per il Milan, tifo infernale, va alla battuta Donadoni. Palla in area all'uscita di Tacconi che blocca. Juventus in campo con Tacconi, Napoli e De Agostini, Galia, Bruno e Bonetti, Aleinikov, Barros, Casiraghi, Marocchi e Schillaci. È una giornata calda, c'è un bel sole dopo tante giornate di pioggia, grandissima attesa e tifo naturalmente per questa gara di gran lusso del football italiano. In possesso di palla Marocchi per la Juventus, il disimpegno è su Napoli. Il suggerimento in profondità è Galia che al secondo tentativo riesce a dare a Barros, il quale mette in mezzo e c'è questo controllo di Filippo Galli. Poi l'inserimento è di Colombo, fermato De Agostini in collaborazione con Marocchi. Va Marocchi e cede centralmente a Galia di prima. Il tocco all'indietro è di Filippo Galli per Giovanni Galli. Oltre 3 miliardi di incasso. Rijkaard, Van Basten, Marocchi su di lui, interviene l'arbitro Delia, calcio di punizione. Calcio di punizione che va battuto nuovamente. Colombo, Van Basten, finta di corpo, scivola sul terreno insidioso, perde il pallone, c'è il rinvio di Bruno. Ma poi ancora Van Basten che riesce a girare su Colombo, ma contemporaneamente su di lui c'è il fallo di Bonetti. Raccomanda la calma l'arbitro e anche Donadoni ai compagni. Ed è lo stesso Donadoni che si accinge a battere il calcio di punizione per il Milan. Milan reduce dall'amara trasferta di domenica scorsa a Verona, dove probabilmente ha dovuto dire addio allo scudetto. Comunque Donadoni scodella in area, c'è il colpo di testa di Bruno, mentre Van Basten termina a terra in piena area di rigore. Poi Aleinikov allontanato, il tocco all'indietro di Evani, Baresi, Scaraventa in profondità, in posizione regolare Cassotti. Doppia finta. Colombo, cross, salta Van Basten, il colpo di testa è di Bruno, poi la conclusione fortissima è di Costa Curta sul fondo. Billy Costa Curta, non c'è Maldini, infortunato. Bonetti per De Agostini. Aleinikov. Rivediamo la conclusione di Costa Curta con palla fuori. Presenti naturalmente numerosi sostenitori anche della Juve, che hanno salutato con particolare simpatia Dino Zoff, che è destinato a lasciare la panchina della Juve, dove quest'anno ha fatto benissimo. Juve in avanti, c'è la rimessa da ripetere, provvede Galia. Quarto minuto di gioco, 0-0, inserimento di Napoli, prontamente fermato. Ora sulla palla è Bruno, il lancio verso
l'area del Milan con Casiraghi in posizione irregolare. Ha fatto cenno al collaboratore di aver visto Delia, ma lascia proseguire per il vantaggio Rijkaard. Colombo. Rijkaard. Tassotti. Tunnel a De Agostini, tentativo di triangolo con Colombo, riuscito, poi va al cross Tassotti ed è ancora De Agostini che sventa in fallo laterale. Colombo. Van Basten a prolungare, Massaro, tacconi. Avvio molto veloce della partita. Bonetti. De Agostini a cercare Casiraghi, Casiraghi e Filippo Galli, il tocco di Filippo Galli a Giovanni Galli. 0-0 all'andata, è la finale di Coppa Italia, una finale nobilitata proprio dal grandissimo blasone delle due protagoniste. Baresi. Napoli, poi Colombo, Bruno. Tacconi. Galeazzi dallo studio vi ha già dato le sanzioni disciplinari combinate dal giudice sportivo sul referto di Lobello ai giocatori del Milan. 5 turni di squalifica a Rijkaard, 2 a Costacurta, 1 a Van Basten, semplice ammenda a Sacchi che avete visto inquadrato e che pure era stato espulso domenica scorsa al Bentegodi da Lobello. Palla verso Casiraghi che non può raggiungerla. Filippo Galli. Rijkaard. Galli ancora. Baresi. Si allunga un po' il pallone, viene attaccato ma in modo giudicato irregolare. Calcio di punizione. Fallo di Barros. Mentre avanza il Milan con Donadoni, il suggerimento per Costacurta, il suo lancio è fermato da Napoli, ora Marocchi, in profondità su Schillaci che gira sulla fascia, ma il colpo di testa di Costacurta offre il pallone a Giovanni Galli. Ancora Costacurta. Rijkaard. Van Basten, ottima la finta di corpo. Va Van Basten, c'è fallo su di lui di Aleinikov. Delia chiama accanto a sé il giocatore sovietico, non lo ammonisce, lo richiama verbalmente. Rivediamo. Evani e Donadoni, ecco Donadoni. In mezzo, Van Basten, stop perfetto, fuori, Donadoni, destro sul fondo. La maschera di Sacchi. Bonetti. Schillaci di prima in mezzo verso Barros. Caricato da Filippo Galli, c'è punizione per la Juventus. Si dispongono, vedete, al limite della propria area i difensori del Milan, con Baresi a comandare il fuorigioco. Mentre batte la punizione per la Juventus Marocchi. Colpo di testa di Massaro, fuori, ancora Marocchi, ora di fronte Evani. Si libera del pallone all'indietro su Napoli, Napoli mette in mezzo, ribatte Baresi, Galia, Bonetti, largo su Marocchi. Marocchi tiene in campo il pallone.
calibra un pallonetto sul quale c'è questa giocata molto bella di Napoli che chiama la parata Giovanni Galli. Ottima conclusione di Napoli e bella parata di Giovanni Galli. Baresi. Lungo, ancora su Van Basten. Colpo di testa di Bruno, ora il pallone per l'olandese che lo mette giù. Chiama in causa Evani, Donadoni, Rijkaard, Colombo, parte il cross, colpo di testa ancora di Bruno, sventola al volo di Evani, ribattuta, Baresi, posta corta che non si intende con Evani, la rimessa della Juventus. Bella partita fino a questo momento, ritmo elevato, Milan spigliato in avanti, Juve di rimessa. Bonetti, De Agostini, Aleinikov, Bonetti, sbaglia il lancio Colombo, verso Van Basten, tocco di Van Basten che carambola sul corpo di Napoli e Napoli che va al rinvio dopo che la palla aveva superato la linea laterale, rimessa per il Milan. Evani, marcature strettissime, Van Basten, Evani, posta curta, fermato da Barros il suo lancio, ecco ancora il piccolo portoghese che non riesce a controllare il pallone, rimessa di Costa Curta per Donadoni, calibra un pallone per Tassotti, stop di Tassotti, finta, limite, fermato, c'è Colombo, tenta la conclusione, ancora con il sinistro, va al tiro Tassotti e para Tacconi. Partita ricca di episodi, movimentata, giocata su ottimi ritmi fino a questo momento. È l'undicesimo del primo tempo, il risultato è di 0-0, rivediamo la conclusione di Tassotti. Marocchi intanto, posizione regolare per Schillaci, va Schillaci, converge, tocca Galia, Galia largo, fuori gioco, è rientrato ma non in tempo Casiraghi. Reika, rivediamo. Vedete che in effetti al momento del lancio c'erano ben tre giocatori della Juve in posizione irregolare. Baresi verso Massaro, su Massaro Marocchi, parte il cross immediato, c'è Van Basten, ancora un tocco di Donadoni, poi sbroglia Aleinikov, Galia all'indietro su Tacconi. Bonetti chiama il fuorigioco, Baresi, ma c'è questo lancio in contropiede per Massaro in area, Van Basten alto, conclusione di Prile da parte di Marco Van Basten, inquadrato dalle telecamere della linea di produzione 5 guidate dal regista Tomassetti. Rivediamo. Napoli, fuori gioco di Casiraghi, facendo anche in questo caso di proseguire, c'era stato lo sbandieramento netto del guardalinee e De Lia ha fatto proseguire. Rijkaard, posta curta, Baresi, Evani, posta curta, Rijkaard, attaccato e fermato da Schillaci, accompagna Bruno sulla destra, Schillaci va al dribbling su Rijkaard, ecco il tocco su Bruno che non aggancia, anzi su Napoli scusate. Dino Zoff,
Costa Curta, Donadoni, Rijkaard, sempre Rijkaard, Van Basten che ha ricevuto da Massaro, tenta il dribbling, si chiudono i difensori della Juve, la palla è per Tacconi. Milan ha cominciato alla grande questa partita, quasi a mettere in soggezione la Juventus e a farle intendere che non è il caso di parlare di qualche debito di carattere fisico-atletico da parte dei rossoneri. De Agostini ora in possesso di palla, di fronte Colombo, colpo di tacco per Baros, Alejnikov, Ranza, Alejnikov, tocca Schillaci, Galia, Napoli, Alejnikov, Napoli, Alejnikov, elegantissima manovra della Juve, Kasgiraghi, il cross, colpo di testa di Baresi. Molto elegante la manovra juventina, ora il Milan riassume il controllo del pallone, la combinazione tra Van Basten e Rijkaard, ancora Van Basten in mezzo verso Massaro, ma il lancio è troppo profondo, Tacconi controlla. Bella partita. Barocchi, Alejnikov, Napoli, Bonetti, De Agostini. Ancora Dario Bonetti. Colpo di testa di Filippo Galli. Tassotti. Tassotti entra in contatto ripetutamente con Barros, poi si disimpegna all'indietro in modo leggero e Giovanni Galli è costretto a precipitosa uscita. De Agostini per la rimessa. Schillaci, Marocchi dentro, posizione regolare, tiro e gol di Galia. Juventus in vantaggio, Galia al 16° del primo tempo porta in vantaggio la Juventus. Rivediamo, vedete il lancio di Marocchi, la posizione è regolare, gol di Galia sull'accenno di uscita di Giovanni Galli. Rivediamo ancora, Schillaci, Marocchi, vedete che viene da dietro Galia, anticipa tutti, anche Barros, e mette in gol, 1-0 per la Juventus, è il 16° del primo tempo. Rijkaard, Galli, Baresi, Van Basten, deve vedersela con Bruno, serie di finte, tocca all'indietro per Evani, buon lavoro, va Evani, Evani prova il sinistro, svirgola all'indietro, Alejnikov, c'è angolo. Evani, Donadoni, ancora Evani, colpo di testa di Rijkaard, quindi di De Agostini, recupera Costa Curta, campanile, Marocchi, Filippo Galli, Tassotti, di testa in mezzo ma finisce per favorire Alejnikov, lunghissimo rilancio sul quale c'è Baresi, Rijkaard prolunga, Bonetti, lancio verso Kasgiraghi, Schillaci, Tassotti recupera il pallone dai piedi dell'avversario, imposta dalla parte opposta su Evani, Van Basten, Donadoni, partita molto tesa con la Juventus che conduce per 1-0 con gol di Galia al 16°. Va a effettuare la rimessa a Napoli. Baresi,
intervento a gamba tesa, calcio di punizione. Siamo al 19° del primo tempo con il risultato di 1-3 per la Juve, che batte questa punizione con Marocchi. Giovanni Galli, Massaro, Marocchi, Taccone, Bonetti, rallenta ora naturalmente la formazione bianconera, non accenna al pressing il Milan. Napoli, Bonetti, De Agostini, sul rilancio di Taccone il colpo di testa di Costa Curta, va Van Basten, lo ferma Bruno, ancora Van Basten e ancora Bruno in palo laterale. Costa Curta per la rimessa. Van Basten. Tocca Devani, tenta di controllare il pallone ma viene fermato in calcio d'angolo. Donadoni dalla bandierina. Colpo di testa da parte di Casiraghi. Poi Bonetti, Bonetti evita in qualche modo Donadoni, poi lancia in profondità, colpo di testa di Baresi, palla per Massaro, Reichard, controllo all'indietro, c'è un fallo, si prosegue per il vantaggio, Colombo, Reichard, tre su di lui, si districa bene l'olandese, riconquista il pallone, lo tocca in profondità ma c'è De Agostini, Aleinico, Schillaci. Buon lavoro per Casiraghi, attaccato irregolarmente a giudizio di Delia da Filippo Galli, calcio di punizione. Juve sorniona ma attentissima. Milan che vede il suo quadro psicologico ulteriormente aggravato dal gol subito ad opera di Galia, 0-1. Ancora la Juve, vedete che si avvicina bene all'area avversaria, Magalia viene fermato, recupera Barros, da per Casiraghi in posizione della destra, parte il traversone Galli. Rilancio immediato con Van Basten che arresta. Evita Marocchi che lo mette giù, calcio di punizione. Baresi. Ma Baresi affonda, crossa, Van Basten, Taccone. È una partita molto molto bella. Rivediamo lo stacco di Van Basten, il colpo di testa centrale con Taccone che para senza difficoltà. Via di Taccone, Casiraghi, Evani, Massaro, ma di fronte a Leinikov, stringe anche Napoli, Evani, Reikar, Baresi, Galli, Tassotti, De Agostini, Filippo Galli, Bonetti, Calibra, un buon suggerimento per Marocchi, Reichard, Colombo, Tassotti, Reichard, attaccato da Barros, dalle indietro a Baresi, da questi a Costa Curta, cerca Varchi il Milan, spostando il pallone ora da una parte e ora dall'altra, ecco Evani, ecco Massaro, parte il traversone, Van Basten, Van Basten, tiro, para Taccone.
Buona azione del Milan, conclusione di Van Basten da posizione un po' decentrata, rivediamo il tutto. Vedete Van Basten che controlla, poi batte trovando una difficile coordinazione, ma il tiro non è forte e il tacco può parare. De Agostini, a lei Nico. Bruno. Bonetti. Colombo e Reikal. Evani. Reikard, Baresi, Van Basten altissimo, poi Casiraghi, De Agostini, Casiraghi, gioca di Fino, buono tutto dice Delia, costa curta. Donadoni, finta di corpo, deve vedersela con due, tenta il cross, serie di rimpalli, Bruno se la palla. De Agostini, Reikard, Tassotti, Galli, Baresi, Evani, Costa Curta, Baresi. Dentro, colpo di testa di Bonetti, poi di Bruno, poi di Baresi, fuori gioco, si prosegue. Napoli, e c'è un intervento in Delia, con gioco fermo e calcio di punizione per il Milan. Autorità in tribuna, avete visto Luca Cordero di Montezemolo. Baresi. Aleinikov, Donadoni, anticipato ancora da Aleinikov, Baresi che anticipa lo scatto di Barros da Giovanni Galli, da questi a Filippo, Colombo, Reikard, Tassotti, fermato da De Agostini, Barros, contropiede della Juve, Barros, colpo di tacco, Reikard, Bruno, Napoli, Bruno, Evani, Reikard, Tasso. Colombo, Donadoni, su di lui Aleinikov, lo guarda a vista, parte il cross, c'è il colpo di testa di Massaro, Tacconi va in presa. Colombo, Tassotti. Sbaglia ancora, poi il pallone termina fuori, l'ultimo tocco è di Colombo, la rimessa di De Agostini. Non è d'accordo Colombo. Aleinikov. Schillaci. Barros che non aggancia. E Costa Curta ha il pallone e lo offre a Massaro, fermato, ancora Costa Curta, non aggancia ora Evani e bisogna sottolineare come il fondo del terreno sia terribilmente insidioso, non a caso il mega impianto milanese verrà chiuso proprio dopo questa partita per tentare di dare un manto un pochino più degno alla gara inaugurale dei mondiali. Ancora il Milan con pazienza e costanza tenta di riportarsi in parità. Van Basten, Reikard, Colombo, Donadoni,
Verge Donadoni, si alluca il pallone, Schillaci lo ferma, Calia, Barros, Schillaci. È una Juve che disegna delle ragnatele molto eleganti ed efficaci a centrocampo. Ora è Schillaci, lo ferma per un attimo Evani, ma la palla è ancora della Juventus con Marocchi. Parte il lancio di Marocchi, intercetta Baresi e rilancia. Si appoggia a Leinikov su Massaro, c'è punizione per il Milan. Baresi, Galli, Colombo, Bonetti per la Juventus, non ha avversari vicino, può controllare con calma e dare a Marocchi. Dentro, desiste dallo scatto Casiraghi, e Giovanni Galli dà a Costa Curva. Rijkaard, Donadoni, superata la mezz'ora di gioco, 1-0 per la Juventus, Massaro, Rijkaard, Colombo, parte il traversone molto arretrato, arriva dall'altra parte Costa Curta, deve vedersela con Barros, serie di finte, poi traversone, ribatte a lei Nicol Calia, Barros, lo aspetta Baresi, Calia, praticamente molto importante, Bruno, Van Basten, Colombo, ancora Van Basten, fallo di Casiraghi. Rivediamo. Immagini ora di nuovo in diretta con Massaro, che serve Colombo. Ha di fronte a lei Nikov. Parte il traversone, Rijkaard, palla larga, Evani. Ora Costa Curta, Rijkaard, Evani, e c'è un fallo su Evani da parte di Calia con conseguente calcio di punizione. Evani con il destro, Marocchi. Splendido il suggerimento di Marocchi a Calia in occasione del gol della Juventus. Giovanni Galli. Aleinico, Filippo Galli e Rijkaard Baresi. Intercetta Calia, palla Barros che tenta di beffare Costa Curta, palla fuori sul tocco del difensore del Milan, guardando Rui Barros. Lancio di Napoli, colpo di testa di Rijkaard, Marocchi, Tassotti, Colombo, Rijkaard, Massaro, Rijkaard, Van Basten, Colombo, parte il cross alto per tutti, dalla parte opposta arriva Evani e va subito alla conclusione esterna della rete. Rivediamo. La posizione molto angolata, è andato al tiro Evani che aveva anche probabilmente visto Taccone piazzato un po' fuori dai pali. Bonetti, ancora Bonetti che riceve da Napoli, e comunque una degna finale di Coppa Italia con una Juventus che conduce per 1-0. Era 0 il match d'andata, anche quello a vincente con la Juventus che praticamente conduce la danza per i 90 minuti.
Coppe Rey Cup. Colombo, Tassotti, vedete i ribalzi regolari, fasulli del pallone. Reikard tenta l'affondo, ma c'è Marocchi. Casiraghi di prima, bene, su De Agostini, da questi a Barros, d'esterno il lancio di Barros verso Casiraghi, che va altissimo a dare il pallone a Marocchi, il quale non aggancia, resta a terra intanto Casiraghi, lo vedete sulla sinistra del teleschermo. E Colombo correttamente lascia sfilare il pallone in campo laterale. Gioco su un suo splendido stacco, ovviamente è stato colpito al volto, giovane molto interessante, proviene dal Monza. Vedete Colombo accanto a lui, rivediamo, è stato proprio fra Colombo e Casiraghi lo scontro, ma vedete che Casiraghi probabilmente si fa male cadendo. Angelo Colombo, Briantolo, anch'egli come Casiraghi. Ha l'impressione di potersela fare Casiraghi, anche se c'è lì una barella. Casiraghi viene però accompagnato a bordo campo, con l'impressione che sia fatto male a una spalla. Vediamo, vedete che Colombo lo spinge un po' via dopo che Casiraghi aveva colpito il pallone. Guardate la spalla. De Agostini correttamente restituisce il pallone a Filippo Galli, che lo dà al suo omonimo portiere. Da questi a Costa Curta, in campo accolto da un'ovazione, da simpatici applausi sportivi anche dei tifosi rossoneri, Casiraghi. Colombo, d'esterno, De Agostini, Reikard, Bonetti, Galli, Galia, Marocchi, Donadoni, Baresi. Finta su Schillaci, Massaro, Baresi, splendido il lancio per Tassotti, dentro per Massaro, gira Massaro, c'è Galia in piena area di rigore a liberare, Reikard, come Tassotti, finta, batte il prof, Donadoni andrà a girarsi e viene fermato da Bonetti. In avanti alla ricerca del pareggio, Juve ottimamente in campo. Galli, Galia, c'è fallo di Massaro, non c'è, posizione già battuta, ma male dai giocatori della Juve che praticamente regalano ancora il pallone ai rossoneri. Parte il cross, c'è Van Basten, Van Basten tenta di mettere fuori, palla sul braccio di Galia, facendo di aver visto Delia, ma che la distanza era ravvicinata, quindi non c'è volontarietà, giudizio dell'arbitro. Donadoni, Galli, attaccato da Schillaci, se ne libera, da Baresi. Sul tocco di Van Basten, pallone carambolato nettamente sul braccio di Galia, ha fatto proseguire l'arbitro, giudicando involontario il tocco di mano del giocatore della Juve. Intanto Bruno, Tassotti per il Milan, Reikard, gara concitata, dentro, troppo in profondità, tacconi sorveglia, tutto sfuma a fondo campo. Rivediamo, tac, avete visto il braccio netto di Galia, d'altra parte è anche vero che i due giocatori erano a strettissimo contatto e non c'è stato assolutamente alcun movimento totale da parte di Galia che aveva lasciato intendere la volontarietà. De Agostini, Bonetti, Napoli,
situazione di punteggio difficile, perché anche l'eventuale 1-1 privilegerebbe la Juventus, cui andrebbe la Coppa Italia. Colpo di testa di Galli, il rinvio di Napoli, quest'altro colpo di testa di Galli, questo di Van Basten e poi Marocchi che scaraventa verso Giovanni Galli. Tassotti, Massaro, Marocchi fallosamente su di lui, gara di notevoli contenuti agonistici ma sostanzialmente corretta. Evani, Donadoni, evita Galia, va sul fondo, guizzo di Donadoni, parte il cross, è chiuso in angolo. È stato Barros a mettere oltre la linea di fondo. 5 al termine del primo tempo, 1-0 per la Juventus, Donadoni dalla bandierina. Ancora Barros. E c'è questa possibilità per Schillaci che vola via, inseguito da Colombo, cambia Schillaci, ottima l'intenzione di servire Galia che si era venuto prontamente smarcando sull'altro fronte, ma il suggerimento non è stato preciso. Colombo, Galli, Baresi, ancora Galli, Rijkaard, Tassotti, buono il suggerimento di Massaro per Tassotti, disturbato da Schillaci, il rinvio di De Agostini, il colpo di testa di Galli, ma la palla è per Barros, ancora la Juve pericolosamente in contropiede, Marocchi si sovrappone Schillaci, converge Marocchi, prova al destro, ribattuto da Galli, alimenta l'azione juventina, Napoli sulla fascia destra, parte il cross, contatto al limite dell'area, Marocchi giù, ma il fallo è contro la Juve. Galli, Rijkaard, Baresi, Donadoni, Colombo con la punta del piede, Aleinikov, Schillaci, tunnel, i danni di Rijkaard, via libera per Aleinikov, avanza dalla parte opposta Napoli, applausi alla Juventus che gioca un buon calcio, suggerimento profondo, Baresi sull'attacco di Barros, la palla termina fuori ma l'ultimo tocco del portoghese, rimessa del Milan. Una buona Juventus, più serena forse del Milan e anche meno logorata sotto il profilo fisico ma soprattutto nervoso. Sta conducendo per 1-0 questa seconda finale di Coppa Italia sul campo del Milan. 0-0 il risultato del match d'andata. Bonetti. Tacconi. Chiamiamo la conclusione del primo tempo, nel corso del quale ci saranno interventi dallo studio e qui dalla tribuna con Franco Zuccalà. Colpo di testa intanto di Costa Curta, Van Basten, Napoli, Bruno, Donadoni, Tassotti, Van Basten, Van Basten e Bruno, raddoppio di Marocchi, insiste nell'azione personale, Van Basten poi cede a Tassotti, Colombo, dentro molto bene per Tassotti, parte il cross angolo provocato da Bruno. Buona la combinazione. Grande tensione nervosa per Sacchi. Evani. Colpo di testa di Galli, ma non ci sono eccessivi problemi per Tacconi. Baresi, palle fuori, la rimessa è bianconera. Siamo agli sgoccioli del primo tempo, gol di Galia al sedicesimo,
Villaggi, palla ancora fuori, Galia per la rimessa. Ancora Galia, tutto in mezzo, Filippo Galli, Casiraghi, Baresi, Reichard. Quindi questo lancio di Napoli sul quale arriva Colombo, il suo rilancio è disturbato, la palla termina fuori, la rimessa è del Milan. Reichard e Marocchi, copre Marocchi spostando però irregolarmente Reichard, ottima partita comunque del centrocampista del Juventus, che naturalmente si candida anche quale possibile protagonista dei mondiali. Cassotti, Donadoni, Cassotti, Galli, Baresi, colpo di testa di Napoli, Massaro, Reichard, Aleinikov, Cassotti, dribbling, fallo di Aleinikov. Seconda volta, dice Delia. Rivediamo. Vedete che entra in modo irregolare in scivolata Aleinikov. Calcio di punizione per il Milan. Proprio tempo scaduto. Al solito Evani e Donadoni nei pressi del pallone. Van Basten, Cassotti, ancora Cassotti, gira in mezzo, c'è Filippo Galli che ha tentato lo stacco, forse è stato spostato, si prosegue, palla in calcio d'angolo o comunque fuori. Ho visto tutto io, dice Delia. Ancora Donadoni, fuori per Baresi, esterno su Cassotti, cross, rimpalli, tacconi, è finita, finisce il primo tempo e le due squadre tra gli applausi del pubblico vanno al riposo sul risultato di 1-0 a favore della Juventus. Ha segnato Galia, rivediamo la precedente azione, vedete Filippo Galli sul quale c'è il contatto da parte di Bruno, l'arbitro Delia ha detto di aver visto tutto, era lì, finisce il primo tempo 1-0 per la Juventus, linea allo studio. Il contatto che c'è stato tra Bonetti e De Agostini, sono saltati assieme De Agostini, Bonetti e Reichard e i due juventini si sono scontrati fra loro. Il Milan intanto restituisce correttamente il pallone alla Juventus e Barros lancia in profondità dove c'è Baresi. 1-0 per la Juventus, 0-0 nel match d'andata, necessità per il Milan di segnare due gol per vincere la Coppa. Galli, Baresi, Galia, Donadoni, Donadoni, Donadoni al limite, da fuori verso Reichard che è anticipato dal sempre presente lucidissimo Marocchi. Baresi, Giovanni Galli, sul suo rinvio il pallone controllato male da Evani che poi è anticipato da Barros, finisce per colpire il portoghese, c'è calcio di punizione per Barros. Rivediamo, vedete che alza il piede Evani, colpisce il portoghese, non mi sembra però che il contatto sia stato particolarmente violento, e i piedi infatti Rui Barros. La battuta di Napoli a Casiraghi, altissimo, ma riesce solo a sfiorare il pallone, ottimo nella elevazione questo ragazzo. Filippo Galli,
Marocchi fermato da Baresi, Colombo, Reikan, ancora Leinikov, Baresi, Cucchio a centrocampo, ecco Baresi che ha ricevuto da Colombo, Reikard dentro, ma c'è il vantaggio su tutti Bonetti, Bonetti rallenta un po' il rilancio, viene attaccato da Van Basten, termina a terra. Su segnalazione del guardaline interviene Delia. Vediamo. Battuta la punizione per la Juve, c'è sul pallone Baresi assieme a Costa Curta ed è Costa Curta che tocca su Galli. Vedete di scorcio alle gradinate di San Siro, ricolme, 83.000 spettatori, oltre 3 miliardi di incasso per questa finale di Coppa Italia, che vede la Juventus in vantaggio per 1-0 sul campo del Milan. Milan in avanti con Baresi, si allunga troppo il pallone, lo recupera con un tackle scivolato, scorretto, rivediamo, tra piedi uniti in maniera pericolosa su Casiraghi. E c'è ammonizione per Baresi. Ammonito Franco Baresi. Indietrito Sacchi. In piedi Casiraghi. Ricordo che nel match d'andata, diretto sempre da Delia, c'era stata l'espulsione di Rijkaard che aveva commesso un fallo su Tricella. Intanto è Casiraghi alla caccia del pallone, tenta di giocarlo fra tre avversari, poi De Agostini che mette in mezzo e c'è l'uscita di Giovanni Galli su Rui Barros, pericolosissima in contropiede della Juventus. Anticipo di Bruno su Van Basten, rimessa per il Milan. Evani, Costa Curta, Evani. Borgonovo, sfiora Taccone. Rivediamo l'uscita di Giovanni Galli su Barros. Taccone e Borgonovo. Filippo Galli. Marocchi, grande partita di Marocchi, De Agostini, De Agostini e Colombo, sul tiro del pallone laterale, Colombo anticipa l'avversario, protegge il pallone e lo lascia sfilare a fondo campo. Ancora Colombo. Borgonovo a campanile verso Van Basten che riesce a colpire di testa, ma c'è Galia, il suo rilancio è controllato da Baresi che butta in avanti Sudo Maduni. Ecco Costa Curta. Ancora Costa Curta dopo che il pallone era stato fermato da Casiraghi. Baresi con l'esterno a Leinikov. Barros contropiede, Schillaci. Ed ecco Casiraghi, attentissima la Juve a sfruttare le opportunità in contropiede, parte il cross lungo per tutti, Colombo lo recupera dalla parte opposta. Giovanni Galli. Evani, Costa Curta, Reikard, Van Basten. C'è l'intervento su di lui da parte di Bruno, poi a centrocampo si lotta con accanimento e Schillaci difende il pallone, lo dà da Leinikov a Marocchi, da Marocchi dentro ancora per Barros mentre accompagna da quest'altra parte Napoli. È una Juventus molto viva, parte il cross, attenzione, non c'è fuorigioco e il tiro di Schillaci è ribattuto da Giovanni Galli. Poi Schillaci svirgola ancora, ma recupera il pallone, lo dà De Agostini, parte il cross di De Agostini, stavolta c'è fuori gioco, blocca comunque Giovanni Galli,
grande rischio per il Milan. A terra Schillaci, rivediamo il tutto, vedete Schillaci, il suo tiro e la respinta di Giovanni Gallo. Intanto c'è l'arbitro che probabilmente è stato colpito da qualche oggetto. Vedete Delia che si tiene la spalla e va a recuperare qualcosa che fa vedere a Giovanni Gallo. Parla anche Tassotti con l'arbitro. Mentre Paresi protesta probabilmente ancora per l'ammonizione ricevuta. Naturalmente è sempre difficile interpretare quello che i giocatori dicono all'arbitro attraverso la mimica, mi è parso però di capire che Paresi dicesse all'arbitro che al primo intervento falloso è stato ammonito. Comunque Delia ancora in campo, anche se si tiene la spalla. Colpo di testa di Tassotti, Marocchi. Casiraghi, Paresi, Gallo. Rivia, il colpo di testa di Bruno, quello di Costa Curta, l'elegante talletto di Raikkonen, il lancio centrale sul quale non è pronto nessuno se non Tacconi. 10 minuti della ripresa, sempre 1-0 a favore della Juventus, Bocanovo che disturba il rinvio di Tacconi. Tassotti, Borgonovo, Calia su di lui, quindi il tocco in fallo laterale di Casiraghi. Van Basten, non trovano spazi e corridoi rossoneri, la palla è ora a Filippo Galli, Paresi. Centrale e per Tacconi in questo avvio di ripresa non ci sono che comodi palloni da controllare, mentre la Juventus ha sfiorato il raddoppio. Colpo di testa di Paresi, poi Aleinikov, ora Schillaci, fuori gioco di Barros. Paresi, fallo di Galiano. Levani sulla palla. Tacconi. Borgonovo. Il rilancio di Napoli. Evani, Donadoni, tocca Calia, Marocchi, Paresi, Donadoni, Bruno, rimasto a sua volta confuso, gioco fermo e punizione per il Milan. Paresi, dopo un tocco di Aleni con Donadoni, ecco Van Basten in piena area di rigore, serie di dribbling da in mezzo, ma c'è ancora Aleni, quindi il rinvio di De Agostini.
il colpo di testa di Filippo Calvi. Colombo a giocare il pallone, a restituirlo al compagno che lo spista su Baresi. Ancora un lancio profondo e Tacconi che esce. Chiusa forse la formazione di Sacchi in questi lanci centrali, mentre una delle caratteristiche fondamentali del Milan quando è al meglio della condizione della forma è proprio l'attacco sulle fasce esterne. Reika. Galli. E c'è un errore ora dei difensori della Juve con Borgonovo che va alla conclusione, Tacconi che para. Vedete che Tacconi lancia un'occhiataccia ai compagni della difesa che spesso anche nel corso del campionato hanno commesso qualche leggerezza. C'è fallo ora di Costa Curta sul positivo Casiraghi. Rivediamo, vedete il sinistro di Borgonovo, nessuna preoccupazione, non lo spavento di vedersi un avversario solo davanti da parte di Tacconi. Fate Napoli. Palla per Colombo, dopo il contatto aereo tra Tassotti e Casiraghi, ma ancora c'è un disimpegno troppo leggero del Milan con la Juve che tenta di approfittarne ma Marocchi è in posizione irregolare. Anche il gol della Juventus è nato su un tocco all'indietro di Tassotti che ha costretto Giovanni Galli all'uscita. Da lì poi è nata l'azione di Galia. 1-0 ancora per la Juve con Tassotti che porta il pallone. Baresi, 14esimo della ripresa, palla verso Van Basten che non la caccia. Naturalmente con il trascorrere dei minuti il quadro anche psicologico va facendosi sempre più pesante per il Milan, mentre la Juventus sente forte di questo gol di vantaggio, che è un gol che è più pesante di quanto il risultato numerico non dica. Quando il match d'andata era finito sullo 0-0, quindi questo è un gol che in pratica per la Juve vale doppio. Baresi. Cercare Reika che salta assieme a Bonetti, colpo di testa di Bonetti che poi anticipa ancora l'avversario. Parte il lancio di Bonetti direttamente in fallo laterale. Partita che in questo secondo tempo è meno pimpante, meno brillante di quanto non lo sia stata nella prima parte. Reika, Colombo. Riesce a colpire di testa Borgonovo ed è molto bravo Tacconi a recuperare la posizione e a mettere in angolo con un colpo di reni. Prodezza di Borgonovo che sembrava fuori tempo e invece è riuscito a colpire di testa chiamando Tacconi a un non facile intervento. Angolo, Donadoni. Napoli, rimessa per il Milan. Ancora Donadoni. Costa Curta, Donadoni, punta Napoli, a due avversari di fronte, tenta la finezza, sulla ribattuta Costa Curta, parte il cross, il colpo di testa di Bonetti, palla fuori ma per Baresi, poi Napoli all'indietro, salta Van Basten, il forbice rinvia Napoli, colpo di testa di Baresi, Filippo Galli, fallo di Marocchi, ammonito Marocchi probabilmente, sì. Posizione per Marocchi. Rivediamo. Baresi sulla palla. Ancora centralmente a terra Borgonovo, Galia e gli altri giocatori della Juve che lo circondano minacciosamente. Arriva anche Delia a sfrogliare il cappatello che si era creato. Avete visto come si sono precipitati tre giocatori della Juve su Borgonovo,
prende Borgonovo che va a terra probabilmente senza che Galia lo tocchi. E da qui la reazione dei tre bianconeri che sono andati ad accusare l'avversario di essersi buttato in aria. Intanto c'è Van Basten in assoluto di palla, il suo lancio ribattuto, ancora Van Basten al limite, circondato di avversari. Rilancia la difesa juventina, c'è Paresi che ha dato a Costa Curta, ancora un lancio centrale, Porecchi che tocca il pallone verso De Agostini, il rilancio del quale è controllato da Tassotti, ora la pressione del Milan si fa notevole, parte il cross di Donadoni e c'è ancora un'indecisione dei difensori della Juve, alla fine è Napoli che allontana. Costa Curta, Paresi. Bonetti, Napoli, Costa Curta, chiama in causa dalla parte opposta Tassotti, un dribbling di Tassotti, palla sul destro e poi suggerimento in profondità dove non scatta nessuno. Vedete che continua la polemica tra i difensori della Juve e Borgonovo, che anche in questa occasione si era adagiato a terra. Intanto siamo tutti al 19° della ripresa e la Juventus conduce ancora per 1-0 qui allo stadio milanese di San Siro. Reikal, De Agostini, Marocchi, Aleinikov, De Agostini con il destro, Costa Curta, Reikal, palla che carambola in profondità per Borgonovo, il tocco è per Reikal, Reikal smarca Evani in posizione di ala sinistra, va Evani e chiude su di lui Napoli, tocco, Van Basten tenta di girarsi, lo anticipa in seconda battuta Bonetti, poi da quest'altra parte va via Casiraghi, ma dopo aver commesso fallo su Filippo Galli, questo almeno il giudizio dell'arbitro, già battuta la punizione, Tassotti, Donadoni, scatta Colombo, servito, parte il cross, Bonetti mette giù ancora un pallone sporco, lo allontana De Agostini, lo sfiora Galli e lo recupera Paresi. Tassotti, grande impegno e volontà da parte del Milan che non ha più la lucidità dei tempi migliori ma ha sempre una grandissima determinazione. Avete visto un'altra sostituzione, pronto Salvatori per il Milan. Esce Colombo, entra Salvatori. Ventesimo del secondo tempo, seconda sostituzione. Le file del Milan, vi ricordo che in Coppa Italia sono ammesse tre sostituzioni. Tassotti pronto per la rimessa. Reikal. Tocco di Borgonovo che si libera a due passi da Tacconi ma non riesce a colpire il pallone, anche perché ha commesso il giudizio dell'arbitro fallo, ecco che rivediamo, vedete un colpo di testa di Reikal, poi Borgonovo che spinge via Napoli prima di tentare di colpire il pallone, prevista la spinta del giocatore del Milan. Reikal, Napoli, Tassotti, Van Basten prolunga verso Salvatori, De Agostini c'è e mette fuori. Come sempre ampiamente positiva la prova di De Agostini. In forbice, bellissimo l'assist di Donadoni, palla comunque fuori e poi è Schillaci che allontana con Paresi che dà a Giovanni Galli. Galli, Paresi, sbaglia e c'è Casiraghi, attacco dritto di Casiraghi che va al tiro fuori,
tentato la penetrazione Casiraghi e la gran battuta da fuori. Casiraghi era stato messo in moto da un errore di Paresi, probabilmente, anzi sicuramente determinato da un rimbalzo irregolare del pallone. Abbiamo rivisto l'esecuzione del giocatore bianconero, mentre ora è Vani che tocca su Donadoni, da Donadoni a Paresi, da Paresi a Reichardt, si allarga e riceve ora Tassotti, mette in mezzo Van Basten, tocco di testa, palla fuori, Reichardt svirgola il pallone, poi ancora Costa Curta, tiro fuori, angolo, c'è deviazione, concitate azioni con Napoli che protesta. Donadoni dalla bandierina, colpo di testa di Napoli, poi Salvatori sbuccia il peglio, colpo di testa di Galli, palla sulla traversa, sul colpo di testa di Van Basten e ancora angolo, Milan sfortunato, parte il cross, palla fuori, Reichardt destro alto, tambureggianti azioni offensive da parte del Milan che ha colto una traversa piena. Rivediamo, vedete Salvatori che sbuccia il pallone, il colpo di testa è di Galli, quest'altro è di Van Basten, traversa piena e poi palla messa in calcio d'angolo. E il Milan, vedete, oltretutto non è davvero fortunato. Rivediamo ancora il colpo di testa di Galli, quello di Van Basten, molto intelligente a seguire, incrocio di pali. Ancora un bello stacco di Casiraghi, il rinvio di Paresi, colpo di testa di Bonetti, la palla è fuori e c'è Vani per la rimessa. Van Basten, verso Paresi, Galli, Tassotti, si allarga Salvatori, dentro per Van Basten, si gira, un dribbling, pallonetto, tappone. Sempre composto, c'è ancora un fallo di Costa Curta ora su Casiraghi, vedete inquadrato Filippo Galli, Malocchi con calma. Casiraghi, Galli, Tassotti elegantemente, Salvatori, Reichardt, Salvatori, galoppa sulla fascia Salvatori, si avvicina all'area, va a chiuderlo Bonetti, parte il traversone Borgonovo e poi Van Basten in ritardo, palla fuori, ancora azione pericolosissima del Milan che sul cross di Salvatori ha tentato di andare alla deviazione ravvicinata prima con Borgonovo e poi con Van Basten. Ecco che rivediamo il tutto, vedete ci prova Borgonovo e ci prova anche Van Basten ma sono in ritardo. Taccone, Tassotto, Salvatori, Reichardt, De Agostini, fallo di Filippo Galli su Casiraghi, attivissimo Casiraghi, si è messo in buona evidenza, poi in ombra invece Schillaci. Punizione di De Agostini, Costa Curta, Napoli, ancora Casiraghi, Casiraghi e Costa Curta, c'è un doppio rimpallo, l'ultimo tocco è di Casiraghi, non è angolo. Salvatori, ancora Salvatori da Galli, Tassotti, Salvatori, si è ben inserito, strattonato da Aleinikov, c'è calcio di punizione.
Donadoni. Costa Curta. Evani. Costa Curta, il cross da terra è fermato da Bonetti. Bonetti mette fuori a cercare Schillaci e Baresi, prolunga sul lontanissimo Giovanni Galli, il quale dà a Salvatore, attaccato da Marocchi. Tassotti. Reica. Van Basten. Verso Baresi, anticipato, e la palla termina a Napoli. Ecco il rilancio di Napoli. Ancora Filippo Galli, un tocco di testa per Giovanni, e da Giovanni Galli a Salvatore. Insiste ancora il Milan in avanti, ma i minuti trascorrono, siamo al 28esimo, la Juventus conduce per 1-0 e c'è il fallo ora su Donadoni ad opera di Napoli. Vediamo con questo contatto, vedete che alle spalle del giocatore del Milan Napoli si appoggia, quindi questo calcio di punizione, mentre anche Zoff sembra intenzionato a mandare in campo un nuovo elemento, si tratta di Alessio, lo vedete inquadrato con la maglia numero 14 e dà consistenza al proprio centrocampo in fase di copertura. Zoff che fa uscire Schillaci e lo fa rilevare da Alessio. Esce Totò Schillaci, entra in campo Alessio. Poco più di un quarto d'ora alla fine, ovvio che Zoff si cauteli. Sulla palla Donadoni, anche Salvatore in zona tiro. Arriva poi Capitan Baresi. Parte Donadoni e c'è Tacconi che va ad arrampicarsi in aria e a bloccare gli splendido stile. Rivediamo, vedete che Tacconi concede spazio da questa parte a Donadoni, quasi invitandolo a battere di qua, si coordina e va plasticamente ad artigliare il pallone. Evani, Van Basten, rimpalli, Borgonovo, Salvatori, fermato, Galli, Reikart, fuorigioco di Borgonovo. Dell'attaccante del Milan. Delia raccomanda a Tacconi di fare in fretta. Rinvio di Tacconi. Colpo di testa di Casiraghi, quello di Reikart. Ecco Alessio in possesso di palla, subentra Marocchi, gioca il pallone all'indietro, effettua una finta e poi serve bene Casiraghi. Buona partita di Marocchi. Napoli, Baresi, Galli. Van Basten. Napoli, Tacconi. Bonetti. Alessio, De Agostini, Alessio, intelligente servizio di De Agostini per Alessio che è il più fresco di tutti, taglia il pallone in mezzo ma c'è Baresi a prolungarlo su Galli. Van Basten, Borgonovo, fallo di Galia. Donadoni spinge via Marocchi e Barros, da Reikart, da questi a Tassotti. Parte il cross, c'è un colpo di testa e la presa ancora di Tacconi. Tempesta grande,
sulle tribune dove sono assiepati numerosi sostenitori della Juve. Napoli, Cagliaraghi, Pinezza, calcio di punizione per fallo di mano. Tredici al termine, Juve 1, Milan 0. Cagliaraghi. Bravo, Marocchi. Grande duello a centrocampo. E poi c'è un contatto irregolare. Calcio di punizione per il Milan con palla che, dice Delia, deve essere giocata quando è ferma. Visto il piccolo Parrosh che si è inserito fra due rossoneri. Borgonovo, Rijkaard di prima, molto bene su Tassotti che ha di fronte De Agostini. Trova lo spazio per il cross, colpo di testa di Galia, Aleinikov, Parrosh, Marocchi, Costa Curta, protesta Marocchi, Evani, Bonetti, finta, Donadoni fuori tempo. La Juve molto determinata, ben disposta sul campo, ha lasciato a lungo l'iniziativa al Milan, navigando sul colletto di vantaggio conquistato al sedicesimo del primo tempo. Il Milan ha fatto di tutto per raddrizzare la situazione, ma è ancora sotto di un gol. Il colpo di testa di Baresi, quello di Alessio, Cagliaraghi, Tassotti, Rijkaard, Baresi, fallo di Barros, Evani, Donadoni, si sovrappone Evani, il tocco è per Van Basten, finta di corpo, toccato anche Bruno, ora Rijkaard, Borgonovo e non è fortunato, ottimo era stato il tentativo di servizio di Borgonovo verso Van Basten, ma il pallone è carambolato sui piedi di Bruno ed è terminato a tacconi. Cagliaraghi, quasi tutte sue le palle alte. Pallo di Borgonovo. Marocchi, che poi lascia l'incarico a qualcun altro. Alla fine Barros che dà indietro a Tacconi. La Juve naturalmente fa di tutto per guadagnare tempo, sente la possibilità di aggiudicarsi la Coppa Italia. E per il Milan non è davvero un gran momento. Galli, Alessio, Tassotti, De Agostini. Non filtra il pallone calciato da Alessio per l'intervento di Salvatori, ma la rimessa è bianconera. I cori ora sono tutti dei sostenitori della Juve, felicissimi naturalmente, mentre Zoff si prepara a cogliere, eccolo inquadrato prontamente, si prepara a cogliere un'altra soddisfazione personale e a crescere ulteriormente nella considerazione dei tifosi juventini che poco di buon grado lo vedono partire. Parrosh, fermato, Galli, Aleinikov, Evani lo ferma, porta in avanti il raggio della propria azione la Juventus approfittando anche di una inevitabile stanchezza, mentre vedete inquadrata la Coppa Italia nobilitata quest'anno proprio da questa finale fra due squadre di gran blasone. Il rinvio di Giovanni Galli. Marocchi,
Falcone. Ora Zoff dalla panchina e molti difensori della Juve si sbracciano verso i compagni chiamandoli in avanti. Colpo di testa di Barese, Aleinikov. Esce nel finale di partita la Juventus, che ha subito a lungo la pressione del Milan ma ha giocato con grandissima lucidità tutta la gara. Casiraghi tra i migliori. Baros, Casiraghi, controtempo. Giovanni Galli. Borgonovo, Aleinikov, ora si è scollata la formazione rossonera. Gli uomini di Sacchi hanno a lungo attaccato con grande generosità, anche se con lucidità relativa, trovando sul proprio cammino una squadra ben disposta praticamente, più serena e in migliori condizioni fisico-atletiche. Galle, Donadone, Van Basten, Borgonovo, giù, fallo di Galia. Predicozzo a Bonetti. Evani e Baresi nei pressi del pallone, poco più dietro Reinhardt. Tocco proprio per Reinhardt. Salvatori mette in mezzo il rinvio di Aleinikov in fallo laterale. Difende benissimo la Juve. Donadoni, Galli, Baresi, persa la palla, contrattacco della Juventus con Marocchi che ha ricevuto il pallone da Alessio. Ancora Marocchi, sul quale gioca ora Tassotti, pronto al raddoppio anche Donadoni. Affonda il tè col Tassotti in modo giudicato irregolare da Delia, che era lì vicino. Rivediamo l'azione e vedete che c'è fallo. Svollano i tifosi del Milan, esultano quelli della Juve. Meno di 5 minuti al termine, Juventus ancora in vantaggio e in avanti con Alessio Casiraghi, palla fuori, Aleinikov, alto. Giudicando l'andamento di questa partita in combinazione con il match d'andata, bisogna dire che il successo in Coppa Italia della Juventus appare legittimo e meritato, perché ricorderete che la gara d'andata era terminata sullo 0-0, ma era stata caratterizzata da una costante proiezione offensiva da parte della Juventus, che sciorinò in quella circostanza un gioco scintillante, mettendo un po' in difficoltà il Milan. Ed è vero che anche quest'oggi ha attaccato in prevalenza il Milan, ma i rischi corsi da tacconi sono stati relativi, anche se indubbiamente il Milan quantomeno un gol avrebbe potuto farlo e forse anche lo avrebbe meritato. Ma in ogni caso anche l'eventuale 1-1 privilegierebbe la Juve di questo Zoff in partenza, per il dispiacere dei suoi estimatori e della gran parte dei tifosi juventini. Marocchi, c'è ancora fallo di Costa Curta, resta giù Marocchi, rivediamo. A questo punto si può dire
che la Juventus si aggiudica la Coppa Italia a coronamento di una stagione indubbiamente positiva dei bianconeri, che hanno perso l'occasione scudetto con parecchie, troppe ingenuità difensive, ma che si sono qualificati per la finale di Coppa UEFA, dove incontreranno in doppia partita la Fiorentina, e stanno per conquistare la Coppa Italia. Quindi un comportamento più che degno della formazione bianconera. Alessio, Galli, Napoli, ancora Napoli, Costa Curta, Giovanni Galli. Il rinvio, colpo di testa di Aleinico, Salvatore, fuori gioco di Casiraghi, Baresi, ancora dentro in mezzo, ma non è il modo migliore per attaccare. D'altra parte la forza è quella che è, e il Milan cerca di cacciare in avanti i palloni come può, mentre vedete lo stadio di San Siro. Vi ripeto che oggi è stato inaugurato il terzo anello. Alessio, Galli, fuori gioco, fuori gioco di Barros, ma si sta già giocando l'ultimo minuto a San Siro. La Juve conduce per 1-0 con gol di Galia al sedicesimo del primo tempo. Su questo vantaggio i bianconeri hanno costruito la loro partita. Il Milan ha attaccato con volontà, con grinta, con decisione. Parte ora l'ennesimo cross, c'è ancora Borgonovo a terra. Ecco che rivediamo, vedete il cross, e la presa di taccone, il colpo di testa di Galli. Alessio, Marocchi, Evani, Costa Curta, Galli, Borgonovo, e scaraventa Bruno in angolo. Si preparano grandi festeggiamenti da parte dei tifosi della Juve, numerosi anche a Milano come in ogni altra parte d'Italia. Vedete che siamo già al di là del 90esimo quando Donadoni va a battere l'ennesimo angolo per il Milan. E poi è Bruno che manda lontano un pallone che viene giocato da Franco Baresi. Bonetti, Barros, Aleinico, Alessio, Marocchi, Marocchi converge, ma viene anticipato da Evani al momento di entrare in area. Il fischio di Delia e l'ovazione dei tifosi della Juve, vedete, numerosissimi a San Siro. La Juventus conquista la Coppa Italia e tutti i giocatori bianconeri vanno ad abbracciare Zoff. È un'ulteriore testimonianza di stima e di affetto per il loro allenatore che li lascerà. Franco Zuccalà dovrebbe essere a bordo campo. Franco, vedi se riesci ad avvicinare qualcuno. Sì, vai, sono, vai. Sono in mischia anch'io, sono qui a un passo da Zoff, spero di arrivare. Dino. Dino sta piangendo e qui si abbraccia con Barros. Dino, una grande soddisfazione. Quest'anno è stato un campionato la Coppa Italia, quindi sono emozionato e devo ringraziare Vita Natural Durante, questi ragazzi. E mi sembra che anche oggi è stato un dominio, insomma una partita abbastanza ben giocata. Beh, insomma, abbiamo vinto, l'importante era vincere a questo punto. Bene, grazie a Dino Zoff, adesso cercherò di approdare dagli altri bianconeri. E qui ho Tacconi, una grande soddisfazione per te, no? Ma dopo 5 anni ci voleva proprio, adesso aspettiamo la Coppa UEFA, speriamo di conquistare anche quella. Sì, è una stagione che sembrava persa, invece mi sembra grandi risultati tutto sommato. Ma persa per gli altri, per noi non sicuro. Senti, vabbè, questo comunque oggi è una grande soddisfazione per questo uomo che vi lascia.
Ma io, guarda, questo sì, è un grande uomo, sicuramente farà bene in qualsiasi posto. Ecco, grazie a Tacconi, e adesso andiamo a sentire Gigi De Agostini, se riesco. Gigi De Agostini, mi pare che... È una soddisfazione enorme, vincere a Milano non capita sempre, noi penso ce l'abbiamo fatta perché ci abbiamo messo tutto, credo nell'arco delle due partite che abbiamo meritato ampiamente. Ecco, come l'hai trovato questo Milan, a parte questa grande... È sempre una grossa squadra il Milan, batterla qui a San Siro fa molto onore alla Juventus. Ecco, adesso tento ancora, tu mi interromperai quando... Vorrei la linea, io cerco Rui Barros. Scusa, sottolineo solo il fatto che ora la Coppa Italia viene consegnata al capitano della Juventus, Tacconi, che la porta ora verso la zona dello stadio dove più numerosi sono i tifosi juventini. Vai pure, Franco. Sì, capisci che in questo momento cerco di andare lì vicino alla Coppa. Adesso vediamo un po' cosa mi dice Franco. Galia, autore del gol. Mi sembra... Una gioia immensa, perché sicuramente basta una vittoria per la mia squadra. Abbiamo superato un po' il secondo tempo, però direi che è stata una vittoria meritata. Ecco, tra l'altro anche per te una soddisfazione, perché questa è stata un'annata... I tifosi sicuramente quest'anno ce l'hanno avuto un po' con me. Spero che con questo gol e questa vittoria di Coppa Italia ci ripensino. Ecco, linea a Pizzoli. Benissimo, io riassumo la linea qui dalla postazione centrale, mentre vedete che ancora sul campo ci sono dei festeggiamenti, e ora dalla regia ci viene riproposto il lancio per Galia, che mette in gol sul tentativo di uscita di Giovanni Galli. Si è concluso dunque anche questo appassionante capitolo della Coppa Italia. Vedete che la posizione di Galia è regolare, anche se forse dalla parte opposta c'era un giocatore con la maglia bianconera in posizione irregolare. Sì, dimmi. Ho qui Marocchi, sì, con Zoff, sono così dei fotografi, sì, assediati. Vorrei chiedere a Marocchi, mi sembra che oggi sia vista una Juve bene in palla, una Juve che ha meritato, mi pare, questa Coppa Italia, una Juve che sta finendo in crescendo quest'annata. Sì. Forse meritavamo di più all'andata, oggi avevamo solo voglia di vincere, basta, in campo abbiamo messo soprattutto quello. Sì, e tra l'altro questo gol è stato rapido, siete stati molto abili a cogliere così in fallo, diciamo, nel momento in cui, sai, il fuorigioco del Milan, lì li avete infilati benissimo. Ma comunque siamo riusciti a battere, non so, una delle squadre più forti d'Europa, onore. Quindi doppio merito a noi, finalmente la Coppa Italia ha avuto una finale degna di questo trofeo. E con queste parole di Marocchi ti restituisco la linea. Grazie Franco, io qui in postazione ho con me il vecchio cuore rossonero, Buriani. Hai sofferto anche tu oggi, la partita è stata bellissima nel corso del primo tempo, il Milan ha giocato con grande impegno ma forse non ha la lucidità di qualche tempo fa. Direi che nel primo tempo sicuramente la Juventus ha avuto qualcosa di più sotto la porta fisica e anche mentale rispetto ai rossoneri. Nel secondo tempo è riuscito molto bene il Milan, ha avuto un paio di occasioni anche per pareggiare, però il risultato del campo è questo, bisogna accettarlo così come viene. Speriamo che il Milan si rinfreschi nelle idee e nelle forze per la finale di Coppa dei Campioni. Ecco, senti, nell'arco delle due partite, perché questa finale va valutata anche in combinazione con la finale d'andata, mi pare di poter dire che tutto sommato la Juventus non ha rubato assolutamente nulla, aveva giocato benissimo il match d'andata, oggi ha subito a lungo l'iniziativa del Milan ma giocando con grande lucidità. Direi proprio di sì, ecco, il campo è sempre quello che fa testo, sia l'andata che il ritorno sicuramente la Juventus ha meritato questa vittoria, sperando così che vada bene a Milan in Coppa dei Campioni, che è l'unica cosa che purtroppo gli è rimasta in questo momento. Ecco, c'è quasi un mese di tempo da qui alla Coppa dei Campioni, indubbiamente il Milan ha finito molto stanco sotto il profilo fisico-atletico, logorato anche sul piano nervoso da questi impegni così ravvicinati, da una serie di circostanze extratecniche non sempre favorevoli. Tu pensi che in questo arco di tempo, in vista della finalissima di Vienna, Sacchi saprà ridare smalto e competitività alla sua squadra? Sai, quando si gioca due partite in una settimana sicuramente gli allenamenti non sono quelli programmati. Adesso che c'è questi 20 giorni di tempo, sicuramente Sacchi e i suoi collaboratori riusciranno a tirare a lucido questa squadra, e mi auguro che sia proprio lucido al momento giusto. Dai, a sentire, cosa fa Buriani adesso? Ma io lavoro per il Milan come osservatore,
E devo dire onestamente che mi trovo molto bene, una città direi all'altezza veramente di una squadra mondiale. Hai vissuto anche tu queste amarezze conseguenti alla parentesi di Verona, velenosa, e anche a qualche precedente circostanza che in casa milanista non hanno potuto accogliere di buon grado? Sì, l'ho vissuta anch'io, purtroppo cosa vuoi farci? Il calcio è fatto anche di queste cose qui, d'altronde è inutile rivanghiare, rammaricarsi per quello che è successo. Auguri a Napoli per il prossimo anno in Coppa dei Campioni. Ecco, Bruno? Sì, dimmi, Giampiero.